Ciao a tutti, bentornati su Una fetta di paradiso. Sono di nuovo qui in video per mostrarvi un nuovo svuota la spesa Eurospin. Ma com'è Valentì? Perché? Perché ci fai questo? Ma sì, vi faccio questo perché ho trovato delle offerte di prodotti mai visti. Però poi, siccome oggi è lunedì e sono incappata, secondo me, nella settimana che non sono ancora partite le offerte, che se non ricordo male da Volantino partono di giovedì, sono stata un po' sfortunata perché effettivamente, a parte qualche prodotto novità, forse strascichi del weekend scorso e quindi della settimana scorsa, non ho trovato un granché di offerte, di promozioni. Però siccome ho fatto 53 euro di spesa, ho detto vabbè, adesso lo faccio vedere alle ragazze, giusto quei 10 minuti per tenerci compagnia. Allora, ho riacquistato dopo un po' di tempo la Verza, che mi sono appena accorta essere anonima rispetto alle buste che c'erano lì in vendita. Scade il 3 marzo. Questa è già tagliata e pulita. Io non ho tempo, ragazze, perché altrimenti l'avrei pulita io. Di solito questa la sbollento a vapore, comunque, insomma, e poi dopo la cucino con l'aglio, un pochino d'olio e, se non erro, ci metto l'origano e lo mangio come contorno di verdure, ovviamente. Però se voi avete qualche idea di qualche ricettina con la verza stufata, non lo so, così scrivetemela nei commenti. Io di solito, cioè di solito prima, quando avevo tempo, compravo quella proprio la verza e poi facevo tipo i rotolini guarnendola all'epoca con la carne, poi ovviamente rendendole vegane. Però siccome adesso non ho tempo, compro già questa affettata. Poi ho preso una confezione di uova grandi. Ho riacquistato per mio marito i cracker, questi salati in superficie che a lui piacciono tanto. Io non li mangio, quindi non lo so. Una melanzana qui nera, viola, violacea, non lo so, comunque una melanzana. Poi ho preso quattro patate, non riacquistavo le patate da una vita e mezza e le ho prese per farle non so come, probabilmente con la pasta, però non ne sono sicura. Vabbè, intanto l'ho presa. Poi ho preso mezzo chilo di yogurt greco 0% di grassi che mi era finito. Sto mangiando lo yogurt, quello classico, bianco, magro, però non mi dà soddisfazione, forse la consistenza, non lo so di. Poi amo essere Veg, che probabilmente ha cambiato il pack, gli straccetti di soia, ricetta questa vegetariana, questi sono buoni, scadono il 13 marzo, di solito io li consumo almeno 10 giorni prima della scadenza, perché poi non so perché, ma scadono prima del tempo e quindi poi si rovinano e si buttano, e allora io li mangio prima. Poi ho preso una confezione di stracchino doppio, che effettivamente è più economico rispetto allo stracchino singolo. Ho acquistato un budino al cioccolato e da qualche parte c'è anche quello alla vaniglia. Qui c'è lo scontrino di quello che ho speso. Il bello di questa spesa è che volevo spendere 54 euro e guardate quanto ho speso, 53,94. Un mastro proprio. Poi ho acquistato la provola, questa dolce, che ha lo stesso prezzo di quella affumicata, e basta, cioè ho preso poco e niente. Ho acquistato, non l'ho mai provate, credo, le spugne abrasive antigraffio, queste con l'abrasivo in verde smeraldo, però ce ne sono quattro, vediamo come sono. Sono anche ondulate, se non erro. Vabbè, ricordano un po' quelle Vileda. Poi ho preso il famoso caschetto di banane, che sono belle poi verdi, quindi hanno bisogno di una maturazione che poi a lungo andare matureranno o dentro fuori il frigo. Ho riacquistato i biscottini per cookie, li mangio proprio così, voracemente. Una stracciatella per mio marito. Allora, prendo tutto per gli altri, per me poco e niente. Ah, ecco, per me ci sono i fiocchi di latte, questi di proteici o simil proteici. Poi ho preso due limoni con la foglia, che sono belli, questi profumano tantissimo. So, ne volevo prendere di più, poi però ne ho presi solo due. Ho preso un latte ad alta digeribilità, questo privo di lattosio. Lattosio. Due belle buste di insalata con i finocchi. Secondo me questa è l'insalata più buona dell'Eurospin. Buona, buona. Anche dopo la scadenza resta comunque fragrante. A me piace tanto, anche a mio marito. Poi ho acquistato il budino alla vaniglia, come vi dicevo poc'anzi. Poi la confettura all'albicocca senza zuccheri aggiunti. Questa però, se non erro,
non ha proprio lo zucchero della frutta, ma dovrebbe avere il dolcificante. Ora io con gli occhiali anche da vicino non vedo una cippa. Allora, albicocche, acqua, edulcoranti, tra cui appunto il maltitolo, poi c'è l'ace sulfame, il sucralosio, i glicosidi steviolici, cioè una sorta di stevia, il gelificante, la pectina, l'acido citrico, il succo concentrato di carota e poi contiene anche il citrato di calcio e altri conservanti che si potevano anche risparmiare, però l'ho preso perché vorrei sostituirlo con la confettura o la marmellata, quella classica. La solita bottiglia di vino per mio marito. Il deodorante, questo non l'ho mai preso. Ditemi nei commenti se l'avete mai provato. L'ho preso per mio marito perché io non ne ho voglia di utilizzare questo e abbandonare il Dove. Non so neanche come sia la profumazione. Non si sente, ma non ho intenzione di spruzzarla addosso. Comunque, ho preso quella che tanto mio marito, sapete, gli uomini si lavano con un solo prodotto, si asciugano con una sola asciugamano e poi utilizzano un deodorante che può essere qualsiasi cosa, quindi con lui non mi formalizzo, con me sì. Poi ho preso gli stecchetti di pollo per Cookie, un funghetto coltivato tra la la, poca frutta e verdura. Poi ho preso un pan bauletto integrale, anche se stiamo utilizzando il pane fresco di San Gregorio, che non abbiamo mai provato. L'abbiamo prima disdegnato da fresco, poi l'abbiamo tagliato, cioè quello già era tagliato a fette, l'abbiamo surgelato. Invece poi una volta che lo decongeliamo, lo facciamo rinvenire nella friggitrice ad aria e viene croccante come se fosse una bruschetta e lo abbiamo rivalutato tanto. E quindi adesso quel chilo e mezzo di pane che è stato riportato a casa sabato, praticamente sta, non dico sul far della fine, ma quasi, perché è veramente veramente buono. Quindi i pani, questi bauletto, pan carré, li tengo giusto per ogni evenienza, nel senso quando finirà quel pane buono subentrerà questo. Però poi in concomitanza con il pane buono ho trovato questo prodotto mai visto, mai sentito, mai nominato, che si chiama filone con erbe aromatiche. Siccome stava in offerta ed è il pane quello in cassetta, però quello grande, quello tipo più stile americano, ho detto: ma sai che, mo lo prendo, lo provo, perché queste erbette mi ha dato un po' il sentimento di un qualcosa di buono. Fatemi sapere se già l'avete provato, anche perché guardate che, come si dice a Pescara, che stozza che viene qua con il panino mega galattico. Quanti termini dialettali vi insegno. Ah, io pensavo fosse finito, invece c'è altra roba. Ho preso poi per mio marito il frullino con il cioccolato. Allora, l'Eurospin ha questa fantastica, come si dice, grammatura, che quelli da 350 grammi costano meno di 1,60 euro, però quelli che costano 700 grammi costano più di 2,70 euro. E quindi ho preso questo piccolino, a parte che ho ancora dei biscotti che ho presi al Carrefour, e quindi l'ho preso giusto per conservarlo nei momenti di grama. Ciao Valentino. Poi ho preso la marmellata di arance amare per mio marito, ho lasciato le chicche alla fine, un parmigiano reggiano che non se ne ha mai abbastanza, un prosciutto San Daniele e poi, ragazze mie, ho acquistato due tavolette di cioccolato, di cui una al cioccolato fondente con nocciole intere, buono, cioè questo proprio a colazione me lo sparo così d'amblè. E poi ho preso questo che non ricordo minimamente se già l'avessi provato, forse sì, ma non me lo ricordo. Siccome secondo me il connubio è abbastanza gourmet, l'ho preso ed è cioccolato fondente con arancia e mandorle. C'era anche quello con lo zenzero, sta entrando Freddy, tipo fantasma del Louvre, che devi fare? Ecco, è entrato. C'era anche quello con lo zenzero, non ho ritrovato quello al lampone che vi ho mostrato nei prodotti, recensisco i prodotti, che se te lo sei perso te lo metto in alto a destra, cioè di qua, vabbè, avete capito, nelle schede informative, e quello non l'ho ritrovato. Però questo qua, a parte il pack che è abbastanza accattivante, questo arancio, non lo so, mi è piaciuto, siccome non ricordavo di averlo provato l'ho preso. Questo, il cioccolato, se non erro è al 70, fatemi vedere. Non me lo ricordo se questo è sempre al 50 o al 70, non lo dice. Perché non lo dice? Ah sì, 57 minimo. Invece questo
e 50. Non sono approvati questi cioccolati, ma non lo diciamo noi in giro perché noi ce ne mangiamo meno di 5 grammi, giusto così per assaporare un po' un sapore diverso. Quindi la mega busta qui è svuotata, lo svuota la spesa, volge al termine. Questo video chissà quando lo vedrete, probabilmente ve lo pubblico domenica, oggi per me è lunedì 27 febbraio, quindi lo vedrete probabilmente il 5 marzo, se non anche il 6, poi adesso vediamo, perché questa settimana mi ha preso di mano. C'è una ricca programmazione sul canale, quindi non mi voglio affaticare nella visione. Probabilmente andrà online forse settimana prossima. Quindi con questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bacio enorme, grazie per essere stati in mia compagnia fino a questo punto, alle 11:18, 11 minuti e 18 secondi. E niente, ciao, ciao! Dimenticato due pezzi. Beh, lasciate stare. La cardigenica, poi pezzi di fondamentale importanza. Però ti devo dire che questa qua, che è quella maxi lunghissima, la lunghissima, a noi sta a piacere perché questo fatto che ha due veli, tutto sommato, è molto comoda. Quindi io ve la consiglio all'acquisto, non costa tanto. Diciamo che è diventato il meno caro dell'Eurospin da quando hanno aumentato i prezzi. E poi ho preso una chilata qua di acqua naturale da 2 litri che pesa un accidente, la vado a rimettere a posto. Ora lo svuota la spesa, volge al termine.